a tali e quali un'altra grande star internazionale con Firework, Katy Perry. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel just so paper thin, like a host of curse, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep? Six feet under screen, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on tonight, not a 4th of July. Cause flaming you're a fire, you are. Come on, show me what you are. Make him go up, oh, 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 as you shoot across the sky. Tutti a ballare, che bel numero, questo è lo show. Brava, sei cresciuta ancora? Sempre più alta, non si sa perché. Bravi ragazzi, complimenti al corpo di ballo, ai costumi della nostra Simonetta Innocenti, alle coreografie di Fabrizio Mainini. Bravi. Chi inizia? Mangi, voglio iniziare da te. Allora, tu devi sapere, visto che tu sai, sicuramente sarai una fan di Katy Perry, no? Lei al mattino, quando si alza, l'unica cosa che fa per rilassarsi è passare l'aspirapolvere, un po' come faccio io. Ah, anche tu sì, ti io rilassi? Sì, al mattino sì, con l'aspirapolvere, mi piace togliere la polvere. Tutte le mattine? Pulire la casa. E Katy Perry fa questo? Fa tutto questo, ama molto naturalmente tutte le cose che piacciono a me. Ah. Ecco, che tutte le cose ti che piacciono a me. Ti senti un po' Katy ecco. Perry? No, beh, mi sento. Beh, posso anche esserci dentro, no? Ma soltanto dentro, eh. Oh, finalmente. Ecco di chi sono quelle due mani. Va, perché ti perdi. Allora, lei ha una voce limpida. Io adoro quando ha questi strappi, quando fa questi strappi vocali. E però dentro di lei c'è molto pathos. Quello che tu non mi hai dato stasera, questo pathos, ha fatto un numero speciale, grazie naturalmente alla coreografia del nostro Mainini. Ma non hai sentito il pathos? Ti è mancato? No, il non mi è mancato completamente. Sai che cosa ho sentito? Hai urlato molto. Lei urla, però sa trattenere la voce quando canta. Continua a divertirti, questa è la cosa molto più importante, a mio avviso. Sentiamo però, Giorgio. Però di Katy Perry non c'era assolutamente nulla. Sentiamo Giorgio. Guarda, se vuoi convincere Maggioglio, vuoi dare una spazzatina alle carte, magari. Con l'aspirapolvere. Per vedere che sei entrata nel personaggio. Al mattino tutto questo. Io sono sempre a pulirmi la giacchetta perché vedo dei bruscolini bianchi, ma mi sono risolto e sono sul televisore. Te li levi così. E io tutta non la hai sera niente, proprio così. Non hai niente. Sì, sì. Non hai niente. No, però devo dire, allora, sì, in effetti, vabbè, non era proprio, no, quella...
convincentissima la voce di Katy Perry, però nell'inciso era molto simile. E poi è bello anche lo show che hai fatto, molto bella la performance in generale. Goggi. Io tutta la parte alta l'ho trovata molto simile a Katy Perry, quindi sei stata molto brava, non hai stonato, cioè tutto il tuo numero, la tua performance era perfetta. E volevo solo pensare alla costumista di Katy Perry. Io non vedo l'ora di conoscerla. Adesso, a parte che tu eri la nostra costumista, cioè la certo, costumista di Katy fatto esattamente. Però lei ha una costumista eccezionale che si chiama Heather Picchiottino. Picchiottino? Sì, che è quella che gli ha fatto anche i vestiti per la pubblicità, non si può fare il nome, ma io la trovo divina. Picchiottino, e un'altra molto brava è quella che fa Emily in Paris, la Field. Mi è venuto in mente perché con questi costumi... Coloratissimi. Madonna, veramente, era un piacere di guardarli. Anche le ragazze, dobbiamo fare i complimenti anche al maestro, per la base. Molto bella. E adesso sentiamo Flavio. Sono d'accordo che dobbiamo fare i complimenti alle costumiste, le cuoche, le brafoniere, le viti, i bulloni che tengono insieme questo studio e tutte le persone che rendono possibile questo grande show. Non soltanto quelli che sono qui davanti, ma ci sono anche dietro le maestranze, tecnici e tutte le persone che lavorano affinché noi ci possiamo divertire. Che dire, è stato un grandissimo show, sono stato d'accordo con Lorella. Nella Loretta, parte di... Loretta. Vabbè, però, no, lasciate stare, sono 15 sempre, anni di meno. Sono sempre due consonanti. Sono sempre due consonanti, la parte di sopra molto Katy Perry, sotto c'era il vestito, che dire. Poi bello lo show, io grandissima invidia perché quando ballo sembro un panda che inciampa su un altro panda, quindi non c'è del tutto. Grazie Flavio, grazie. Una pandemia. Una pandemia, senti, veramente. Dov'è la tua mamma? Dov'è la tua mamma? Brava signora mamma, bisogna grazie. Che la spronata. Brava, comodati pure.